Non so se riuscite a vedere sullo sfondo, dove c'è la gru e il campanile, lì è la Basilica della Natività. Dietro, oggi che è limpido, si vede anche tutta la parte della Giordania e proprio in questa direzione, dietro la gru, c'è Amman. Il Papa partirà in elicottero da Amman e atterrerà su questo eliporto che sta qui in mezzo alle bandiere, che è l'eliporto di Betlemme. Siamo a sud di Betlemme, sulla strada che va verso Hebron. Qui il Papa toccherà il territorio palestinese e qui avrà il primo incontro con la Palestina. Dopo essere atterrato con l'elicottero qui sulla collina, il Santo Padre scenderà da questa strada e si metterà su questa strada importante, che è quella che collega nord-sud, in particolare Betlemme, con Hebron. Questa rotonda poi divide la cittadina di Betlemme dal campo di Deisce. È chiamata la rotonda di Putin perché qui sulla destra è stato costruito il centro russo. Il percorso compiuto dal Papa da qui alla Natività sarà di 5,5 km. Dopo la sosta al Palazzo del Governo per l'incontro con il Presidente, il Santo Padre prosegue qui sulla 60. Qui siamo al semaforo famoso principale di Betlemme, che si chiama Babskak. Poi proseguirà per questa strada, ma qui accanto al semaforo c'è l'Istituto Paolo VI Effeta, che è l'istituto voluto da Paolo VI per la rieducazione dei sordomuti. Qui ci sono le suore che hanno le bambine che sperano che il Papa possa fermarsi almeno un istante per ricevere il loro omaggio. Poi il Santo Padre proseguirà per questa strada fino alla torretta che separa la Palestina da Israele. Percorrendo quest'ultimo pezzo di strada, che è dedicato, come vedete sull'insegna, alla Natività, il Papa arriverà proprio in questo punto con l'auto. Qui scenderà e percorrerà a piedi quei pochi passi, quel centinaio di metri, per entrare nel Peace Center, dove è predisposta la sacrestia e da dove uscirà per la celebrazione sul palco preparato per questa.